Buonasera a tutti, siamo arrivati al terzo appuntamento delle parole della scuola. Questa sera parleremo di salute, aule e Covid, forse tra i temi il più spinoso, quello più doloroso, quello che crea più preoccupazioni come insegnanti, come genitori per la ripresa a settembre. Ne parleremo in maniera molto delicata e molto schietta con il dottor Piero Valentini, che ha accettato di essere con noi. Il dottor Valentini è docente di infettivologia pediatrica al Policlinico Gemelli, alla Facoltà di Medicina e di Chirurgia, e quindi si occupa proprio di malattie infettive, di trasmissibilità delle malattie infettive, di bambini e quindi anche ovviamente di Covid. È stato in prima linea in queste settimane al Policlinico Gemelli, monitorando i casi di bambini, pochissimi, grazie al cielo, che si sono rivolti all'ospedale in queste settimane. A lui abbiamo posto alcune questioni, alcune domande che sono poi quelle che in queste settimane ci siamo fatti con grande responsabilità. Allora, la prima domanda che le pongo è questa. Non esiste il rischio zero quando parliamo di salute, quando parliamo di bambini e quindi di vita in società. Che cosa quindi si può immaginare per la ripresa a settembre, nei mesi autunnali, rispetto al mondo della scuola, se non esiste la possibilità di essere totalmente al riparo dal rischio. C'è un concetto fondamentale che bisogna acquisire. Il virus è in mezzo a noi e noi ancora non siamo attrezzati al 100% a combatterlo. Quindi quello che sta succedendo in questi giorni, cioè la comparsa qui e lì di piccoli focolai o di casi isolati e sporadici, perché chiaramente adesso la società, diciamo, è più attrezzata e soprattutto è più attenta. Quindi, diciamo, queste situazioni dobbiamo aspettare che si possano ripetere. Naturalmente non più con la stessa virulenza che hanno avuto nei mesi scorsi. Quello che abbiamo visto è legato sostanzialmente al fatto che il virus ha avuto la possibilità di circolare indisturbato per diverso tempo. Adesso la situazione è cambiata. Quindi già le maggiori attenzioni, sia nel coprirsi, diciamo, le prime vie aeree con la mascherina, sia quello di mantenere una certa distanza, sia quella di fare attenzione all'igiene delle mani, ovviamente sono misure semplici che possono però controbattere. Chiaramente nella scuola noi abbiamo una situazione particolare, cioè un gruppo di persone che rimangono per delle ore insieme in un ambiente più o meno piccolo. Allora, per distanziare, quantomeno durante le ore di lezione, dobbiamo immaginare o di raddoppiare i volumi in maniera tale da poter, oppure dimezzare le classi. La seconda la vedo un po' difficile perché presupporrebbe un dispendio di energie, di risorse sostanzialmente, e non vedo il nostro paese in grado di affrontare una cosa del genere. La prima la vedo altrettanto difficile perché gli edifici sono quelli e quindi. Terzo, anche se noi riusciamo a creare una situazione ideale, il distanziamento probabilmente si potrà creare, ma poi non possiamo neanche immaginare che i bambini stiano bloccati nei loro banchi per 4-5 ore o anche più nell'arco della giornata. È chiaro che la socialità è questa, d'altra parte è un po' un controsenso desiderare dai bambini quello che in questo momento anche gli adulti non stanno facendo. Ragion per cui sarà fondamentale cercare di istruirli per bene, e penso che lo siano già abbastanza, a seguire le norme di buonsenso e igieniche che stiamo seguendo tutti quanti. Ovviamente la cosa migliore sarà, e salubre, quella di ventilare i locali, se non in continuo, con una certa frequenza, per evitare appunto che ci sia un ristagno di
di aria non propriamente sterile. L'ideale sarebbero ovviamente sistemi di aspirazione come sono presenti a volte in alcune tipologie di reparti ospedalieri, ma questo è già direi qualche cosa di avveniristico. Tenere la finestra aperta laddove possibile. Certo, naturalmente immagino che durante l'inverno non sarà altrettanto semplice, però diciamo creare delle frequenti circolazioni d'aria per permettere all'aria di ricambiarsi, questo sicuramente sì. E comunque ribadisco, poiché la circolazione del virus è favorita appunto dall'emissione delle goccioline respiratorie, se ognuno porta la mascherina le goccioline rimangono impigliate, e questo è il concetto. La mascherina, la mia mascherina deve essere una protezione per chi mi sta vicino, non il contrario. Cioè, portando ognuno la mascherina, proteggiamo gli altri, perché evitiamo che si saturi l'ambiente di goccioline respiratorie che possono contenere il virus e rimangono sospese per un certo periodo di tempo. Quindi questo è la cosa che avete avuto in queste settimane, in questi mesi ormai, casi empirici legati all'ammalarsi dei bambini diciamo dall'età prescolare all'età scolare fino all'adolescenza. In che modo il virus si è manifestato, in forme più intense, meno intense rispetto all'età adulta? Ci sono delle caratteristiche che avete evidenziato, diciamo, a livello di pediatria? Guardi, le do subito un dato per diciamo avere anche una dimensione quantitativa. Da quando diciamo sono iniziate le misure di contenimento, tutti i bambini che si sono affacciati al nostro pronto soccorso, noi siamo un ospedale di terzo livello, struttura universitaria, e abbiamo un pronto soccorso dedicato pediatrico, e quindi c'è un notevole movimento di bambini. Ogni bambino, per accedere al pronto soccorso, veniva sottoposto a tamponi. In un periodo, consideriamo, dalla fine di febbraio, inizi di marzo, ad oggi avremo isolato una decina di bambini. Cioè, il virus in una decina di bambini. Che nella stragrande maggioranza dei casi avevano sintomatologia estremamente lieve, non diversa da una qualunque forma respiratoria alta o febbrile. Ci sono stati, ovviamente, come ormai anche la letteratura riporta, dei casi gravi di infezione, o meglio, delle manifestazioni gravi collegate all'infezione da SARS-CoV-2. Ma si tratta di numeri estremamente limitati. Poi ovviamente un dato più preciso di prevalenza potrà essere dato solo nel momento in cui un'indagine di prevalenza si farà. Noi stiamo cercando di farla, diciamo, anche per cercare di disegnare quello che è stato o è la diffusione del virus negli ambienti, per esempio nelle famiglie dove ci sono stati dei casi di persone adulte. Però al momento non ci sono dei dati eclatanti. D'altra parte, naturalmente io sto parlando di Roma, quindi siamo in una regione che non ha avuto delle grandi una grande incidenza di casi. Ad ogni modo, per esempio, l'indagine che è stata fatta all'interno dei dipendenti dell'ospedale, parliamo di un numero tra le 7.000 e le 8.000 persone, ha evidenziato un circa tra l'1 e il 2% di soggetti positivi, che è esattamente lo stesso valore regionale. Questo a dimostrazione del fatto che, rispettando certe regole, si riesce a contrastare bene, perché
non c'è stata neanche una particolare prevalenza tra gli operatori che hanno lavorato nei reparti di assistenza dei malati. Quindi sicuramente si conferma il fatto che i bambini non sono dei particolarmente recettivi al virus, all'infezione, e quando lo sono non presentano, nella stragrande maggioranza dei casi, dei sintomi rilevanti, come viceversa succede più in altre categorie. Abbiamo visto come l'età è un fattore, non è l'unica, ma è sicuramente un fattore importante. Quindi questo ovviamente è un dato positivo. Questo non vuol dire che bisogna, ecco, questo è fondamentale, non bisogna abbassare la guardia. Il fatto che le cose vadano meglio significa che quello che stiamo facendo va bene, ma non significa che il problema è passato. Ripeto, quello che stiamo vedendo in questi giorni, cioè dei cluster così qui e là, dei piccoli focolai, magari circoscritti, ma che comunque possono coinvolgere decine di persone, ci deve dare appunto, è la cifra che ci dice che il virus c'è e circola. Esattamente. Quindi mi pare di capire che la cosa fondamentale da suggerire sono mantenimento delle norme igieniche, lavare le mani, la mascherina, insistere su quei punti, anche in vista, diciamo, del ritorno in classe a settembre. Il distanziamento, ma a patto che i locali siano ben areati o addirittura che si cerchino soluzioni più aperte possibile. Il cortile, quando è possibile nella bella stagione, la palestra, là dove ci siano degli spazi che consentano maggiore areazione. Ovunque, in condizioni perfette, ci sarebbe la possibilità di avere dei locali climatizzati. Certo. Questo ovviamente in molte scuole non è possibile, bisogna arrangiarsi, ma che alla fine è molto in capo ai comportamenti. E quindi diciamo che queste sono le cose che dovrebbero consentire un ritorno. Ecco, laddove si verificassero dei primi casi o delle prime avvisaglie, il medico scolastico a che cosa deve stare attento, soprattutto in ambienti dove ci sono bambini molto piccoli o le classi elementari? Ecco, quali sono i primi segnali, perché l'altra cosa, oltre alla prevenzione, è la tempestività nell'isolare i casi, ovviamente, quindi intervenire prontamente, perché si chiederà alla scuola di vigilare più che nel passato. L'esperienza veneta ci ha già confermato che è fondamentale essere estremamente rapidi nel circoscrivere i focolai. Quindi, laddove nell'ambito di una comunità un bambino si dovesse ammalare, e ripeto, non ci dobbiamo aspettare sintomatologia particolare, e questo è il motivo per cui si sottolinea, per esempio, di vaccinare contro l'influenza. Questo per ridurre le possibilità di situazioni che possano inquinare, ecco, intorbidare le acque. E allora, sostanzialmente, la cosa importante è cercare di capire se il caso indice, cioè il primo che comincia a stare male, ha un problema legato al Covid, e a quel punto circoscrivere l'ambiente facendo gli esami, naturalmente, e cercando di eventualmente facendo scattare la quarantena, che sarà magari circoscritta alla classe, lì bisogna chiaramente cercare di il più possibile ridurre. Bisogna pensare che nel momento il meccanismo della trasmissione da persona a persona è un meccanismo a catena, per cui quando si trova un caso indice, cioè il famoso caso numero uno, poi tutte le persone che hanno avuto anche così sporadicamente un contatto devono essere considerati dei soggetti a rischio, per evitare che l'onda si allarghi ulteriormente. Quindi in questo senso, per esempio, l'idea della dei momenti di ricreazione probabilmente sarebbe opportuno ripensarla
in una, diciamo, chiave, in una, o meglio in una scala più ridotta, cioè evitare che si allarghi, perché poi, ripeto, questo vuol dire che poi, esatto. Anche perché abbiamo visto che una caratteristica di questo virus, pur ribadendo, ripeto, che nei bambini non c'è questa, ma i bambini sono di tanta età, pensiamo agli adolescenti che cominciano già ad essere degli adulti, quindi già il discorso cambia, ha dimostrato di avere delle caratteristiche di estrema capacità di propagarsi da persona a persona. Questa è la caratteristica, diciamo, più problematica. Ci sono altre malattie che di per sé, basti pensare alla tubercolosi, che, voglio dire, ci pone di fronte a problematiche analoghe, ma non ha la stessa facilità e rapidità a propagarsi in una comunità come ce l'ha un'infezione virale. Benissimo, quindi mi pare di capire un'altra indicazione preziosa è quella di isolare dei piccoli gruppi, cioè di favorire lo scambio all'interno di piccoli gruppi eventualmente isolabili, tempestivamente isolabili, piuttosto che favorire quella promiscuità che nelle scuole alle volte c'è, il momento della mensa, il momento dell'intervallo, l'ingresso e l'uscita, che sono i momenti, diciamo, in cui le classi si fondono fra di loro. Allora, è quello che la scuola può fare, poi mi rendo conto che nella vita di tutti i giorni le occasioni di socializzazione sono tante e d'altra parte la vita è fatta di questo. Però se la scuola si vuole mettere in un atteggiamento propositivo e diciamo efficace, pensando a delle possibilità che non sono remote, questo secondo me è un modo, diciamo, realistico di affrontare il problema. Sì, realistico e anche più possibile sereno, cioè riuscire per qualche mese a immaginare che questa non sarà la vita per sempre della scuola, ma sarà un periodo di transizione che ci auguriamo duri quello che deve durare, però in cui ci mettiamo, diciamo, in sicurezza il più possibile nelle nostre scuole con queste precauzioni. Quindi mi sembra molto prezioso, io la ringrazio tantissimo per averci dedicato il tempo e qualche parola anche di speranza sul fatto che non si può passare il tempo, soprattutto per i nostri figli. Appunto, anche perché se la vita deve andare avanti, dobbiamo organizzarci anche per farla andare avanti. Insomma. Assolutamente, benissimo. Ringraziamo quindi il dottor Valentini. Non abbiamo certezze, ma abbiamo la possibilità di essere molto responsabili. Di riguardare i nostri spazi con lungimiranza, con capacità, cercando di capire quali sono le condizioni delle aule, di salubrità delle aule, di distanziamento, l'uso della mascherina, lavarsi le mani, tutte le prescrizioni che abbiamo imparato in queste settimane che possono consentirci di riprendere la scuola con serenità. Non sarà facile, però questa è la sfida che vogliamo accogliere come adulti responsabili e anche positivi, perché possiamo farcela a creare degli ambienti protetti per i nostri ragazzi a partire da settembre. Buonasera.